A Gorizia e Monfalcone spuntano gli outsider per la corsa a sindaco. Nei due principali comuni isontini che vanno al rinnovo il 12 giugno, gli unici sopra i 15.000 abitanti e che quindi prevedono un possibile ballottaggio scendono in campo due volti già noti. Nel capoluogo ha annunciato ufficialmente la sua candidatura Antonio Devetac, già assessore alla cultura in giunte di centro-sinistra, giornalista e ultimamente picconatore della giunta Ziberna, scende in campo con la sua lista Gorizia 3.0, appoggiato anche da Azione. A Gorizia Devetac si aggiunge ad altri quattro candidati: l'uscente Ziberna, Fasiolo per il centro-sinistra, Martina per l'area di centro e l'indipendente Zotti, e nel suo programma parte dall'opportunità imperdibile della Capitale della Cultura Europea 2025 insieme a Nova Gorizia. A gestirla siano i goriziani, dice, non può essere eterogestita da Trieste. Non manca naturalmente la forte critica all'attuale amministrazione, alla quale Devetac imputa la decadenza della città, specie, aggiunge, se paragonata a quanto sta facendo Cisinta a Monfalcone. E proprio nella città dei cantieri spunta un nuovo candidato che si aggiunge al sindaco in carica e a Morsolin del centro-sinistra, più un probabile nome che dovrebbe esprimere l'area di centro. Francesco Orlando raccoglie invece il dissenso No Vax e No Green Pass ed è appoggiato anche dall'ex leghista Sergio Pacor. Si presenta con due liste, Verità e Libertà e Territorio Libertà. Politico di lungo corso, di area cattolica, già assessore al sociale in giunte di centro-sinistra e poi nel 2016 a capo di una lista a sostegno di Anna Cisint, Orlando è dal 2018 anche garante comunale per l'infanzia.